L'Expo sarà una grande occasione per far conoscere la nostra isola e come tale va colta al meglio dalle imprese che non vorranno mancare alla grande esposizione universale che si aprirà a maggio. Per sostenere al meglio le imprese che vi prenderanno parte, la Camera di Commercio di Sassari ha lanciato i voucher Expo. Vi potranno accedere le imprese singole, i consorzi e le reti di imprese. L'ente camerale sassarese ha investito globalmente 100.000 euro e saranno ammesse le spese direttamente legate alla partecipazione all'evento. L'incontro illustrativo dei giorni scorsi, cui hanno preso parte i vertici camerali sassaresi, il presidente Gavino Sini, il segretario generale Pietro Esposito e l'assessore al turismo Francesco Morandi, è stato il momento per fare il punto circa la presenza delle imprese del territorio all'Expo. La regione ha i suoi strumenti e i voucher camerali rientrano in una strategia di accompagnamento tangibile con i bandi per industria, artigianato e agricoltura, così come ha sottolineato l'assessore al turismo Francesco Morandi. La sinergia con la Camera di Commercio è totale, punta ad un obiettivo comune di promozione del territorio con interventi di prospettiva e durata. Certo, la Sardegna è piccola rispetto alle 145 nazioni e alle 17 delegazioni che saranno presenti all'Expo, per questo che dobbiamo garantire una presenza qualificata ed una proposta efficace. Gli imprenditori hanno già dimostrato interesse negli incontri preliminari. Fino a questo momento, secondo le stime delle associazioni di categoria, ribadito Pietro Esposito, almeno il 50% degli imprenditori del Nord Sardegna è intenzionato a prendere parte all'Expo, ma pensiamo che i numeri possano essere superiori. C'è la volontà di promuoversi, non a caso, grazie anche al supporto camerale con il Fondo Fiere, negli ultimi 2 anni le imprese del territorio che prendono parte a fiere e workshop sono raddoppiate. Ai nostri microfoni il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Gavino Sini. La Camera di Commercio di Sassari mette a disposizione per le aziende un bando voucher per poter partecipare all'Expo. Sono le nostre aziende, sia del settore artigianale che dell'agroalimentare, che all'interno di un budget di spesa che presenteranno logicamente alla Camera potranno approfittare di una copertura sino a un 50% di costi, che però non superi i 2.000 euro ad azienda, in modo che potranno portare la loro qualità, i loro prodotti e l'immagine della Sardegna all'Expo e così in questa passerella internazionale poter anche approfittare di quelli che saranno i vantaggi che l'Expo offrirà a loro. Di quale cifra stiamo parlando? Il budget che la Camera mette a disposizione è 100.000 euro, quindi ci sarà un budget logicamente limitato per un tot di aziende, però il bando verrà aperto tra non molto, quindi consigliamo anche di partecipare prima possibile e con la miglior presentazione possibile. L'importo minimo garantito per ogni azienda? L'importo minimo non c'è, diciamo che si copre sino a un 50% rispetto ai costi che verranno presentati, quindi il tetto massimo invece è 2.000 euro, quindi diciamo su costi di 4.000 euro l'azienda potrà portare a casa il 50% che è pari a 2.000 euro. La partenza verso l'ospedale nel quale verrà operato è prevista fra qualche giorno. Il piccolo Giovanni Andrea, il bambino di 6 anni, affetto da una grave forma di leucemia, non può più aspettare. A ridargli la vita per la seconda volta ci penserà la sua mamma, Maria Fernanda, attraverso il trapianto di midollo osseo. Il suo è compatibile al 50% con il midollo del bambino. E lei stessa, nei giorni scorsi, attraverso le pagine del gruppo Facebook nato in questi mesi, a comunicarlo agli oltre 2.300 membri, che sono solo una minima parte delle persone che da quando la storia del piccolo è balzata alle cronache si stanno prodigando per aiutarlo a trovare il suo donatore. Una ricerca non facile, visto che i numeri in questi casi sono molto bassi. Solo uno su 100.000 donatori è compatibile al 100%. La corsa per trovarlo è partita a gennaio, quando i genitori del piccolo, che dall'età di 3 anni fa chemioterapia, è stato detto a chiare lettere che l'unica strada di salvezza era il trapianto. E se il donatore non si trova in famiglia, così come è successo per Giovanni Andrea, bisogna ricorrere alle banche dati dove sono raccolti i nominativi e le caratteristiche genetiche dei potenziali donatori. Ma anche qui i numeri non erano favorevoli. Il tamtam è partito immediatamente e i sardi prima e il resto del mondo poi hanno risposto presente alla richiesta di aiuto di questa famiglia. Certo è che anche in questo caso non è stata una passeggiata. Per poter capire che tipo di midollo abbiamo, bisogna procedere con un esame che viene chiamato tipizzazione, un semplice prelievo di sangue che viene analizzato e che permette così di identificare il nostro midollo e l'eventuale compatibilità con chi ha bisogno. Un esame che a Sassari non si fa più da 2 anni. Questo vuol dire che chi vuole tipizzarsi deve andare ad Ozieri o peggio a Cagliari. Qui entrano in gioco Avis e Admo, che in pochi giorni risolvono il problema. L'Avis mette i locali e l'Admo di Arizzo si adopera per fare in modo che i prelievi giungano a Cagliari per essere analizzati.
Locandine, telefonate, messaggi e quanto altro fanno in modo che i numeri delle tipizzazioni subiscano in breve un'impennata vertiginosa. Vengono coinvolte altre associazioni, si organizzano incontri di sensibilizzazione al tema della donazione del midollo osseo e anche giornate di tipizzazioni in diversi centri dell'isola. Nasce il gruppo su Facebook e l'hashtag PrayPlayAct, dove in poco tempo centinaia di artisti postano i loro video a supporto della campagna di sensibilizzazione alla donazione del midollo. Una gara di solidarietà che via via coinvolge un numero sempre maggiore di persone, perché non è solo Giovanni Andrea ad averne bisogno. Tipizzarsi significa infatti essere il potenziale donatore di qualcun altro. Quindi è vero che Giovanni Andrea con i suoi 6 anni è il simbolo di questa ondata di sensibilizzazione, ma è vero anche che bisogna continuare con le tipizzazioni per aiutare chiunque ne abbia necessità. L'opzione della donazione da genitore è il cosiddetto piano B, cioè un'ipotesi che si prende in considerazione solo nei casi in cui non si trovi un donatore esterno compatibile per il rischio che comporta. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio, buon sabato a tutti. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se ci volete chiamare, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo il nostro sito www.telegin.tv dove ogni giorno potete trovare tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Sono stati prorogati fino al 23 aprile i termini per presentare le domande per partecipare al servizio civile nazionale. Il Comune di Sassari si è aggiudicato 3 progetti per 12 giovani. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del Comune www.comune.sassari.it. In chiusura vi ricordo che dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del nostro notiziario con le rubriche 3 minuti con e semplicemente in cucina. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi do appuntamento alla prossima e naturalmente buon proseguimento di giornata e buon fine settimana. Ciao e grazie. Thank you.
Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Semplicemente in Cucina. Oggi prepariamo i saccottini di tonno e patate. Gli ingredienti sono un rotolo di pasta brisè, 100 g di tonno all'olio d'oliva, 2 o 3 patate medie, 1 dl di latte, origano, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Innanzitutto mettiamo a bollire 3 o 4 patate medie, che noi abbiamo già bollito e abbiamo già sbucciato, e poi che poi andremo a passare con il passaverdure. A questo punto aggiungiamo il nostro latte, non tutto, poi vediamo di aggiungerne altro se serve, il formaggio grattugiato, un po' di origano, pochissimo, un po' di sale, un bel pizzicone e il pepe nero. A questo punto iniziamo a mescolare, a mischiare il nostro composto. Ora prendiamo la nostra pasta sfoglia. La dividiamo in due, questo è un pezzo che ho procurato da un'altra pasta sfoglia più grande, e andiamo a mettere un po' del composto che abbiamo preparato in una e nell'altra. A questo punto aggiungiamo un po' di tonno sgocciolato. Ora le cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Spero che il nostro piatto di oggi vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima puntata. La parola di Dio, amara e dolcissima, a cura di Don Mario Simula, in onda sulla nostra emittente, oggi alle 18.30, domani alle 9.30, alle 17.45 e alle 20. La compagnia Teatro Latte Dolce presenta Fora da Bari, commedia in tre atti di Ugo Niedda, stasera alle 21 al Teatro Smeraldo. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi, primo volume, disponibile presso Studi di TeleG, zona industriale Predanieda Sud, strada 14, Pasticceria Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura 20 a Lipunti, Goody Music, via Carlo Alberto 31 a Sassari, Università de Studio, piazza Università 9, Sassari, TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.